Ben ritrovati su Mac Tech. Oggi parliamo di un argomento interessante per chi fa video editing, e cioè come, in che modo e che settaggi bisogna impostare per sfruttare al meglio l'accelerazione grafica all'interno di Premiere Pro. Questa funzione permette di sfruttare al 100% la scheda grafica durante il rendering, quindi si ha una riduzione dei tempi durante l'esportazione del video. Inoltre ti voglio ricordare che questa funzione di accelerazione hardware la puoi ottenere soltanto dalla versione 14.5 in poi di Adobe Premiere Pro. Oggi voglio darti una chicca alla metà del video, che non tutti questa cosa ne parlano in internet, e cioè il settaggio anche della scheda grafica, perché fidati, quello farà anche lui la differenza rispetto ai settaggi base che si possono ottenere solo tramite Premiere Pro. Per quanto riguarda i settaggi della scheda video da mettere per effettuare questa funzione, posso soltanto aiutarti se tu hai una scheda grafica Nvidia, siccome io ho quella e quindi le impostazioni li baso sul mio setup. Se invece hai AMD, purtroppo non posso aiutarti, però rimani sempre comunque, perché la prima parte del video, per quanto riguarda, ripeto, le impostazioni di Premiere Pro, vanno bene sia per Nvidia che anche per AMD. Nel momento in cui noi abbiamo finito il lavoro e vogliamo esportare il video, con tutti gli effetti che le abbiamo messo, le transizioni, le dissolvenze, la color correction per esempio, questo lo deve svolgere il PC. Il componente a cui gli viene messo in mano questo lavoro è il processore, fino a qualche tempo fa. Ora invece Premiere Pro sfrutta appieno anche la scheda grafica, infatti con questo nuovo aggiornamento si riesce a sfruttarla al 100%. Queste schede grafiche, che costano sempre di più, sono dei mostri di calcolo, quindi porca miseria, era ora riusciamo a sfruttarli e a spremerli fino alla fine. Visto il prezzo che costano, la prima cosa da fare è verificare le impostazioni del progetto. Quindi vai su File, Impostazioni Progetto e Generali. Qua ti si apre un'altra finestra con le varie opzioni. Quello che ci interessa a noi è Rendering Video e Riproduzione. Quindi vai nella voce, nella sezione Rendering, e assicurati che sia selezionato Accelerazione GPU Mercury Playback Engine di CUDA. Fai OK. Una volta che hai terminato il lavoro, io come esempio ho messo un video breve che ho caricato su YouTube, lo andiamo a esportare. Quindi facciamo File, Esporta file multimediali, e ti si apre nuovamente un'altra finestra con le varie opzioni. Attenzione, mi raccomando, la cosa importante è il codec. Devi aver selezionato il formato H264 qua nel menu a tendina, quindi verifica, o se non è selezionato lo vai a selezionare. Per quanto riguarda il preset, ti scegli quello che è più opportuno per te. Nel mio caso, siccome è un video fatto in verticale, mi sono già fatto il mio con YouTube 1080p in verticale. La cosa importante invece è di andare nella voce impostazioni di codifica. Deve essere selezionato configurazione hardware. Per effettuare la codifica hardware, la codifica deve avvenire per forza in CBR e non in VBR. Per farti vedere, torno su, vado a provare a selezionare con accelerazione hardware. Adobe mi dice che l'accelerazione hardware non è supportata per questa impostazione corrente. Quindi faccio OK, gli dico va bene, c'è ragione, anche se io non capisco questa cosa, cioè vabbè. Quindi vado a impostare su CBR, quindi ritorno su e lui è già selezionato in automatico con accelerazione hardware, quindi verificate che anche voi abbiate questa funzione. Una volta fatto questo, vai su esporta e esporti il filmato. Ora non me ne vogliono i possessori delle schede AMD, ma purtroppo il tutorial prosegue con le impostazioni di Nvidia, perché il mio setup prevede quello. Queste impostazioni non sono da trascurare, perché è la scheda grafica che deve svolgere questo lavoro, quindi deve essere messa in condizioni più agevole possibile con il software stesso, quindi da poter avere un'efficienza ancora più elevata durante la fase di rendering. In questo modo noi andiamo a pigiare ancora di più l'acceleratore e a battere di più i tempi di rendering, impostando le seguenti opzioni all'interno del pannello di Nvidia, o verificare quantomeno se ce l'avete già. Come tu sai, Nvidia fa due tipi di driver: uno è il Game Ready e l'altro invece è il Driver Studio.
Game Ready serve per chi deve giocare e invece il Driver Studio per chi fa video editing. Allora, se sei uno che fa solo video editing, tieniti o installati Driver Studio. Se invece fai uno e l'altro, giochi e monti, ti consiglio di installarti il Driver Game Ready, perché i giochi ne risentono di più. Se non hanno il loro driver, perdi di prestazioni. Invece, per quanto riguarda il software di video editing, ne risentono meno. Quindi adesso rimani con me che te li faccio vedere. Comunque, se ti vuoi scaricare Driver Studio, apriti pure GeForce Experience, vai nella sezione driver, impostazioni e clicca su Driver Studio e da qui poi te lo puoi scaricare. Una volta che hai scaricato il driver più opportuno per le tue esigenze, apri pure il pannello di controllo Nvidia. Vai su regole impostazioni dell'immagine con anteprima e verifica che sia selezionato l'impostazione usa le impostazioni dell'immagine 3D avanzata. Poi vai su gestisci le impostazioni 3D e vai su impostazione programma. Adesso ti interessa inserire il programma per cui vuoi personalizzare le impostazioni. In questo caso ti serve Adobe Premiere Pro. Se non ce l'hai inserito in questo menu a tendina, vai su aggiungi e fai sfoglia e vai nella directory dove hai installato tutti i programmi del PC. Generalmente è C, Program Files e Adobe. Dopo da qui vai su Adobe Premiere Pro e trovi il file eseguibile, cioè il file .exe. Clicchi sopra e fai apri. In questo modo verrà aggiunto nelle impostazioni per Nvidia. Adesso guarda il video per vedere come andare avanti nei settaggi. Quello in grassetto è quello che devi selezionare. Vedrai che se avrai la versione abilitata per l'accelerazione grafica di Premiere Pro e avrai fatto tutti i settaggi che ti ho detto, in più le impostazioni anche nel pannello del controllo Nvidia, il tuo rendering sarà una scheggia. Ho effettuato un test, ho preso un video di circa 5 minuti e l'ho renderizzato. Quindi la differenza non è poca, come puoi vedere. Se avessi avuto un video ancora più lungo di 5 minuti, ma per dire di 10, 15 o 30 minuti, il gap sarebbe stato ancora più elevato. E come al solito siamo giunti al capolinea, signori. Se vi è piaciuto il video vi ricordo di mettermi un like. Se lo trovate interessante iscrivetevi al canale. Ci conto. Ciao 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 ciao.